questa sera abbiamo deciso di intervistare il nostro compagno di avventure Fabrizio, che nel 2018 ha aperto un blog sul web che tratta un po' di ambiente, ma soprattutto di cambiamento climatico, ecco, di questa... Ecco, parla di ambiente in generale, ma non so adesso, sto dicendo giusto? Sì, Ecco. certo. E siccome è un argomento anche abbastanza attuale ed interessante, abbiamo deciso di intervistarlo un po' questa sera per capire intanto come andare a vedere il suo blog, diremo anche questo, e poi tutto il suo percorso. Esatto. Ok, dai. Esatto. Allora Fabrizio, potresti iniziare dicendoci quando è nato il tuo interesse per le problematiche ambientali e perché hai deciso di condividere le tue idee e i tuoi pensieri con gli altri attraverso il blog? Sì, beh, allora, il mio interesse, diciamo, per la sostenibilità, queste tematiche, è nato un paio di anni fa, e un anno e mezzo, 2 anni fa, quando ho scoperto l'esistenza di Fridays for Future, che voi conoscerete, molti conoscono, e fin da subito mi sono interessato a queste tematiche, a questo movimento, appunto, alle tematiche per cui si batteva, per cui si batte. E poco dopo, appunto, come dicevi tu prima, ho deciso di aprire questo blog, e grazie a una piattaforma che si chiama Blogger di Google, e con cui condividere appunto le mie opinioni a riguardo e sensibilizzare i visitatori, i lettori appunto che venivano a visitare questo blog. Bene, bene. Ho dato un po' un'occhiata al tuo blog e mi sono interessato, ho guardato un po' anche tutti gli articoli che hai messo e ho notato che hai postato un articolo riguardante la vittoria di Joe Biden in America poco fa. E puoi raccontarci un po' di quali sono le intenzioni di questo nuovo presidente verso i cambiamenti climatici e perché è così importante secondo te la sua vittoria, in senso perché hai messo proprio un articolo riguardo a lui? Beh, allora ho deciso di pubblicare appunto un post sulla vittoria di Biden in America, appunto la vittoria delle sue elezioni, perché penso rappresenti una svolta, diciamo. E sia in America che un po' in tutto il mondo, in tanti sensi. Diciamo che appositamente ho chiamato questo blog Transizione e lo intendevo un po' appunto come un doppio senso, una transizione nel senso da un modo di politica, da un modo di concepire la politica a un altro, ma non solo, anche secondo me una sorta di transizione ecologica. Infatti, appunto, come si sa, insomma, diversamente da Trump, Biden vede la crisi climatica come uno dei suoi principali obiettivi, insomma, per la sua presidenza, insomma, dedica molta importanza ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica, e appunto lui vuole realizzare appunto una conversione, una transizione ecologica in America. Ok. Per questo, secondo me, è una cosa importante, appunto, non solo in America, ma anche per tutti noi. Beh, sì, assolutamente. E al di là del tuo blog, frequenti altri gruppi di giovani che si impegnano a diffondere l'allarme per il clima, scusa, per il clima? Beh, allora, come vi ho detto prima, nel 2019 ho seguito le manifestazioni e il movimento di Fridays for Future. E ho partecipato alle manifestazioni che si sono tenute agli scioperi mondiali della scuola. E soprattutto in questi mesi, però, ho cominciato a frequentare, a seguire un gruppo trentino, cioè diciamo il gruppo trentino di Extinction Rebellion, che è un movimento che sostiene, diciamo, gli stessi principi di Fridays for Future, però ha come metodo di protesta, diciamo, quello della disobbedienza civile. Quindi questa è la particolarità di Extinction Rebellion. In questi giorni sì, ho cominciato a seguirli, a partecipare a qualche loro riunione a distanza e mi sto cominciando a interessare anche a questo movimento, oltre che a Fridays for Future, diciamo.
Scusa se ti faccio questa domanda, ma disobbedienza civile nel senso? Eh sì, molti me lo chiedono, infatti lo stavo per spiegare, mi sono Ah, scordato. ecco. Diciamo che disobbedienza civile, per esempio, le loro manifestazioni sono spesso magari di occupano ponti, strade, piazze, luoghi pubblici, quindi appunto cose che di per sé sono ritenute illegali, e appunto per fare più pressione sulle persone, sensibilizzare di più. Ad esempio, questo movimento è nato in Inghilterra. E a Londra occupano ponti, strade, piazze, appunto per sensibilizzare maggiormente le persone, fare pressione sulla politica affinché si faccia qualcosa appunto per l'ambiente. Bene, bene, dai. Posso farti Allora, qualche ti faccio qualche domanda io. certo. Sì, certo. E visto che in questo periodo non è più possibile per noi giovani scendere in piazza a manifestare per questa battaglia contro i cambiamenti climatici, ti chiedo cosa si può fare in alternativa appunto in questo periodo. Sì, beh, allora, è vero che la pandemia, purtroppo non ci permette di scendere in piazza, come dicevi tu, a manifestare, però dobbiamo appunto ricordarci che molti appunto si dimenticano che la crisi climatica non è che va in vacanza, purtroppo c'è sempre, e quindi dobbiamo trovare magari altri metodi per manifestare, insomma, per farci sentire e continuare a parlarne, parlandone, confrontandoci e sensibilizzare le persone attraverso altri mezzi, ad esempio i social e appunto altri mezzi che ci permettono di parlarne rispettando le norme anti-Covid. Esatto. Adesso che parliamo di social, ricordo di andare a seguirti su Instagram, che hai aperto anche lì il profilo dove parli di dove lasci il link appunto al blog o ad alcuni post interessanti che parlano di ambiente. Certo, appunto come dicevo prima ci sono molti modi, ad esempio con Extinction Rebellion li ho conosciuti attraverso i social e ora li seguo con Zoom, riunioni Zoom, quindi diciamo che ci sono comunque modi per appunto Sì. Esatto. confrontarsi, parlare di questa questione anche a distanza. Esatto. Come si può fare magari la didattica a distanza, si può fare anche Esatto. questo a distanza, o come noi facciamo le live al posto di trovarci Ecco. fare una festa, la facciamo a distanza. Sì, esatto, ci sono molti metodi, molti modi. Ok, e ho notato che sul tuo blog parli molto anche dell'importanza delle api, ma che ruolo svolgono di preciso per essere così importanti per la vita sulla Terra? Sì, le api hanno un importantissimo ruolo sulla Terra per il nostro ecosistema, per l'ambiente, in quanto svolgono un importante ruolo nell'impollinazione delle piante, dei fiori. Appunto, moltissime piante, fiori, quasi tutti, si riproducono grazie alle api, appunto, all'impollinazione che svolgono. Quindi, appunto, sono quasi indispensabili per l'ambiente, per l'ecosistema. E poi io sul blog ho fatto anche un'intervista ad Anna Benedetti, un'esperta di api, lavora al MAPE di Croviana. Quindi se volete approfondire questo argomento vi consiglio di andare a vedere direttamente l'intervista. Lei ne parla Esatto. molto bene, molto chiara, semplice, intuitivo. Quindi vi consiglio di andare a vedere quello che vi spiega in maniera più specifica. Esatto, per cui andate a vedervi il blog, andate a trovarvi l'articolo che parla appunto delle api e lì troverete l'intervista che ho visto anch'io, Esatto. molto bella, molto, molto bella, diciamo. Si capisce molto bene il loro ruolo. C'è anche adesso qua sotto il codice, sì, Il il link. link. Ok, perfetto. Sì, andate su, è tra gli ultimi post, mi sembra il terzo ultimo, il quarto ultimo, insomma, lo trovate. Ok, molte volte siamo portati a pensare che ognuno di noi singolarmente possa fare davvero poco per cambiare le cose. In realtà, come disse Madre Teresa di Calcutta, quello che ognuno di noi fa è solo una goccia d'acqua nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia d'acqua in meno. Quindi, in base a questo proverbio, ci puoi dire quali sono, secondo te, le azioni più importanti che ognuno di noi può fare
nella propria vita quotidiana per la salvezza del nostro pianeta? Sì, Beh, ci sono moltissime cose che ognuno di noi può fare, piccole azioni quotidiane che ciascuno di noi può fare nel suo piccolo a favore dell'ambiente, diciamo. Ad esempio, dallo spegnere le luci in casa quando non servono, quando non sono necessarie, fare la raccolta differenziata, e ridurre magari gli spostamenti in auto e preferire magari gli spostamenti a piedi, in bici. Ridurre il consumo di acqua, insomma, ci sono tantissime piccole azioni che magari a noi inizialmente possono sembrare quasi insignificanti, ma non lo sono affatto perché, appunto, come dicevi tu prima, se tutti noi lo facessimo, se tutti noi ci impegniamo a farle, davvero si riesce a fare molto, ad aiutare molto l'ambiente. Esatto, quello sarebbe una cosa davvero importante. Nel nostro Che... piccolo, esatto. Esatto. Bene, io ho finito le domande. Se Mauro non ha niente da dire. Al momento no. Ok, quindi ti ringrazio Fabrizio, grazie mille per aver portato qua nella nostra diretta. Beh, adesso sei uno di noi, quindi grazie mille per aver esposto i Ma tuoi niente, è un contenuti. piacere mio. Per aver esposto i tuoi contenuti Grazie con i nostri ospiti, grazie mille. Vedo che siamo in 20 spettatori. Scriveteci se vi è piaciuta l'intervista. E ecco, niente.